Nel caso di creazione di collegamenti ipertestuali, da testo, immagine, pulsante, eccetera, che devono reindirizzare ad una pagina in lingua, è necessario ricordarsi che il sistema propone tra le pagine collegabili solo le pagine relative alla lingua di default. In caso di pagina esterna, devi quindi indicare l'indirizzo web relativo alla pagina in lingua che vuoi collegare. Vediamo come procedere in entrambi i casi. Da un elemento di testo, per esempio, devi selezionare il testo su cui inserire il collegamento e poi cliccare sull'icona indicata. Dalla schermata che appare, apri il menu a tendina e seleziona la voce «Pagina sul mio sito». Poi seleziona il nome della pagina in lingua verso cui desideri eseguire il collegamento. Clicca su «Fatto» per salvare le modifiche. Vediamo adesso come creare un collegamento verso una pagina esterna in lingua, ad esempio «Contattaci» nella versione inglese. Da un elemento di testo, seleziona il testo su cui inserire il collegamento e poi clicca sull'icona indicata. Dalla schermata che appare, apri il menu a tendina e seleziona la voce «Pagina esterna». Digita o incolla nel campo indicato il percorso della pagina in lingua, quindi /en/contattaci-en. Abilita il checkbox indicato se vuoi fare aprire il collegamento in una nuova finestra. Infine, clicca Fatto per salvare i dati.